Ciao a tutti e benvenuti a questo video molto lungo, sarà bello corposo, ma dove andremo a vedere oltre 30 applicazioni di viaggio da avere sul proprio smartphone, sul proprio tablet nel 2021. Tante erano quelle che dovevamo avere anche in questo anno 2020, anche se si è potuto viaggiare poco, però qui facciamo un video fiume, un video veramente che diventa evergreen per il 2021, diventa valido anche per gli anni successivi, ma poi aggiornerò magari alla fine dell'anno prossimo per il 2022 la lista di applicazioni. Quindi ne vedremo una per uno, vediamo i capitoli, li ho divisi un po' per tipologia di applicazione, ma vedremo tutti i capitoli. Ora sigla, poi iniziamo questo video perché di applicazioni ce ne sono tante, poi ti dirò quali preferisco io, quali sono le mie preferite, queste le ho tutte, faccio anche una piccola premessa, ma tutto dopo la sigla. Ci tengo a dire, ma l'avrai già capito, che questo è un video preso in diretta quasi, cioè non avrà tagli o ne avrà proprio il minimo, a meno che non dica delle grandi cavolate, non taglierò nulla di questo video, quindi ci potranno anche essere degli errori. Non so, dirò una piccola cavolata e dirò che l'ho detta, eccetera, eccetera. Però sarà un video tutt'uno, diciamo, tutta una sequenza di video senza grandi tagli. Allora, partiamo da qualche premessa. Allora, la premessa numero uno è che queste applicazioni ci sono sempre sia per Android che per iOS, ovvero vanno sia bene per iPhone, se ce l'hai, o iPad, oppure per qualsiasi device, per qualsiasi strumento con Android montato sopra. Quindi diciamo che coprono la quasi interezza dei dispositivi in giro. Questo per me era importante. Io ti farò vedere la pagina dell'applicazione sul Play Store di Google, ma in realtà la troverai anche sullo store di Apple senza nessun tipo di problema. La seconda premessa che voglio fare, poi cominciamo, poi ti darò due risorse, ma dopo cominciamo. La seconda premessa è che tutte queste applicazioni sono free, sono gratis, quindi alcune sono proprio del tutto gratis, altre hanno una versione free completamente funzionante, io ho quella, di nessuna di queste ho la versione a pagamento, ma ci sarà anche una versione, diciamo un upgrade a pagamento che tu potrai valutare se ti serve o se ti interessa, ma la versione free farà tutte le funzioni, avrà tutte le funzioni che ci servono per utilizzarla al meglio. Quindi questo secondo me sono le due premesse importantissime. Se non sei ancora iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero, mi raccomando iscriviti, non mi deludere, seguimi. Faccina, ma perché dico faccina? La faccina te lo dico all'ultimo, non ce la faccio una sorridente adesso qui sotto, stiamo facendo il video, no. Vedi qui sotto passare il pulsante rosso iscriviti, lo trovi proprio qui sotto il pulsante rosso, ci clicchi sopra, nel momento in cui ci hai cliccato sopra appare una campanella, clicca anche sulla campanella perché in questo modo, oltre ad essere iscritto o iscritta, riceverai le notifiche a tutti i video che andrò a pubblicare. È una comodità incredibile, così non perderai il video appena lo pubblicherò. Ultimo annuncio, poi partiamo con questa cavalcata di applicazioni che sono oltre 30, quindi sarà un video un pochino lungo, però ti metto tutto l'indice qui sotto in maniera che tu possa poi saltare da un'applicazione all'altra quando e come ti interessa. Ma ecco l'ultimo annuncio, è da gennaio 2020, cioè da un anno quasi, sono attivi anche gli abbonamenti a Viaggio Vero, con una piccola cifra mensile che sono 4,99, oltre a sostenere il progetto di Viaggio Vero, avrai una marea di vantaggi. Tutti i video pubblici come questo li riceverai ad esempio 24 ore prima dell'uscita ufficiale, avrai delle playlist dedicate solo a te, delle dirette dedicate solo agli abbonati, avrai la possibilità una volta al mese se vorrai di essere con me ospite durante Giovedì in Viaggio, la diretta del giovedì sera, potrai essere proprio direttamente in sala con me e rispondere a tutti quelli presenti dentro la chat dal vivo. Insomma, una serie di vantaggi. Inoltre, quando realizzerò corsi come quello sul lavorare online, per gli abbonati saranno sempre compresi gratuiti e per gli altri saranno a pagamento, per cui c'è un vantaggio economico veramente ampio. In più avrai comunque sempre un rapporto diretto con il sottoscritto, per cui è veramente pieno di vantaggi.
Ma ora, come detto, cominciamo subito con la cavalcata sulle 30 applicazioni e ti faccio vedere l'indice di come le tratterò. Dove mi devo spostare? Qua. Mi sposto di qua e ti faccio vedere l'indice di cosa tratteremo. Avremo la prima categoria che sarà gli indispensabili, poi avremo prenotazione e trasporti, consigli di viaggio, esperienze e cibo, lingue in viaggio, le utility e le app locali da utilizzare. Secondo me, dividendo 6 capitoli, riusciremo a trattarne veramente tante, parecchie, e saremo super completi. Quindi, mi raccomando, andiamo per step e ora iniziamo con il primo capitolo, che sono gli indispensabili. Gli indispensabili sono quelle 2-3 applicazioni che secondo me sono fondamentali da avere sul telefono. Alcune sono anche già installate, almeno una è già installata sul telefono, ma sicuramente le dobbiamo avere. Allora, partiamo dalla prima, imprescindibile. Farò anche un video. Allora, alcune di queste app ho già fatto dei video e ti citerò i video e ti metterò il link qui sotto in descrizione. Il link alle app non lo metto qui sotto in descrizione perché altrimenti vengono 7 milioni di link qui sotto ed è solo tanta confusione. Ti metterò i link ai video che ho fatto per le app o ti dirò se andrò a fare nelle prossime settimane dei video esplicativi sulle app stesse che citerò. Ma l'applicazione la cercherai tu, anche perché ti dovrai mettere il doppio link App Store, Google Store, e diventa veramente troppo. Sono 30, sarebbero oltre 60 link, oltre i video, eccetera. È un po' un casino. Insomma, fai presto a cercarlo sul tuo store, che tu abbia Apple o che tu abbia Android, non è un problema. Andiamo sulla prima applicazione, Maps. Google Maps è fondamentale, secondo me. Google Maps è qualcosa di unico da avere, a mio avviso, e è migliorata tantissimo. Ne abbiamo già parlato, farò un video dedicato, farò vedere cosa si può fare su Maps adesso, perché oltre alla navigazione si può fare veramente tante cose. Google Maps è strapiena di possibilità, davvero. È un'applicazione che è nativa se prendi un Android, ce l'hai già montata sopra, ma ci puoi fare tutto. Puoi anche andare a cercare i negozi, vedere, leggere le recensioni, ma come ho detto farò un video dedicato a Maps per farti vedere tutte le nuove funzionalità che stanno uscendo in questo fine 2020 e che usciranno a inizio 2021. Secondo me sarà sempre più completa, diventerà un'applicazione fondamentale. Mi scusino chi ama altre applicazioni di navigazione, che magari tipo Maps.me, tipo Waze, ce ne sono tante, ma Maps adesso con le recensioni, con la possibilità di anche camminare, di essere navigati camminando in una sorta di realtà virtuale, insomma con tante cose che vedremo nel video che farò prossimamente, secondo me non ha rivali, comincia a non avere veramente nessun tipo di rivale, per cui torniamo a capire che è un'applicazione sostanzialmente imprescindibile. A questo punto, allora, vado ad aprire la seconda applicazione che vado a vedere, adesso guardiamo se la si vede, sì, la si vede, è Xcurrency. Xcurrency è un'applicazione è un convertitore di valute, è secondo me il miglior convertitore di valute in assoluto. È un'applicazione leggerissima da avere secondo me sul telefono, puoi fare anche dei money transfer, ma non ve lo consiglio. Ha una calcolatrice interna per fare tutti i conti, insomma è un'applicazione free, completamente gratuita, e vabbè, ci sono le pubblicità all'interno, ma ti permette comunque di avere tutte le possibilità, puoi salvare le diverse monete che vuoi avere e con cui vuoi vedere i cambi subito, velocemente, puoi cancellare, puoi personalizzarla come meglio vuoi. Xcurrency è secondo me una indispensabile. Altra applicazione che andiamo a vedere, vediamo se sono passato di nuovo sul mio faccione, sì, sono passato di nuovo sul mio faccione. Altra applicazione che andiamo a vedere ed è indispensabile è una di cui ho già fatto il video, ti lascio il video qui sotto, ti ho fatto vedere le potenzialità di Google Lens. Google Lens è pazzesca, ci puoi fare veramente 5-6 cose che, soprattutto per chi viaggia, ma anche a casa è utilissima,
è diventata un'applicazione indispensabile. Vai a vedere il video, ti lascio il link qui sotto, ti ho spiegato tutto lì, non sto ad andare nei dettagli qui perché altrimenti diventa veramente troppo lungo il video, ma è fondamentale Google Lens. A questo punto torniamo un attimo su, torno sempre un pochino velocemente sul mio faccione perché voglio farti lo stacco fra un'app e l'altra, e in questo caso andiamo anche a cambiare il capitolo. Passiamo al capitolo, un attimo che lo carico perché sennò non viene una cosa carina. Passiamo, non ho fatto il salva, quindi è il bello della diretta, se non faccio il salva non vedrai mai il capitolo. Command S, ora dovresti vederlo, e andiamo a avviare il capitolo con prenotazione e trasporti. Prenotazione e trasporti, scusa se si è spostata un po' di qua, ma di base è il capitolo generale con cui metteremo dentro tutte le app fondamentali che riguardano prenotazione e trasporti. Benissimo, partiamo con un'applicazione che tutti avranno e tutti dovrebbero avere, ovvero Booking.com. Booking.com sapete che vi permette di prenotare hotel un po' in tutto il mondo, ormai ha comprato anche tante altre realtà di prenotazione hotel, tra parentesi Agoda, per cui esiste ancora l'applicazione per quanto riguarda le prenotazioni in Asia, perché alcune strutture sono su Agoda e non su Booking, quindi se vai in Asia Agoda potrebbe essere una valida alternativa a Booking, ma avere anche Booking perché è fondamentale. Scusate. Ok, quindi Booking, prenotazione hotel da avere assolutamente. Ti lascio il link qui sotto in descrizione, un link affiliato mio, a volte ci sono anche sconti diciamo dedicati alla community di Viaggio Vero, quindi seguila, perché potrebbe essere che nel periodo in cui lo vedi ci siano gli sconti. Seconda applicazione, andiamo su due applicazioni che ci permettono di cercare voli. Io lo utilizzo più che altro per i voli. È anche vero che applicazioni come Skyscanner ti permettono di utilizzarle anche per cercare hotel, come abbiamo visto prima, su più siti, sono comparatori di prezzo, oppure autonoleggio. Personalmente io li utilizzo per i voli. Anche l'autonoleggio, è vero, anche l'autonoleggio, sia Skyscanner che l'altra, però Skyscanner come comparatore di prezzo secondo me è anche una di quelle più modulari come motore di ricerca, ovvero puoi veramente mettere tutte le varie opzioni di motore sul motore di ricerca, anche se fai voli un pochino particolari e strani, per cui assolutamente da avere Skyscanner. L'altro comparatore di prezzo che io consiglio sempre è Kayak, per chi segue Viaggio Vero lo conosce, è simile a Skyscanner, a livello di motore di ricerca ha leggermente qualche funzionalità in meno, va però poi a guadagnare sul fatto che secondo me il motore di ricerca di Kayak è un filo migliore di quello di Skyscanner, almeno a me piace di più, ti va a scovare a volte dei voli che magari Skyscanner si perde. Qui non l'ho messo perché io non lo utilizzo, però sta prendendo piede, soprattutto in America, ma adesso è arrivato anche in Europa. Questa applicazione che vedi qui di fianco, te la cito, ma la devo ancora testare, al massimo farò poi un video e magari verrà poi inserita l'anno prossimo nella lista di app di viaggio da avere, che è Hopper. Hopper è anche lui un comparatore di prezzo e sta avendo una crescita di utilizzo pazzesca. Quindi se vuoi provarlo, io lo proverò, a inizio anno lo proverò, lo testerò ed eventualmente farò un video dedicato solo a Hopper. Però se tu lo vuoi provare, intanto te la cito, non l'ho messa nelle applicazioni perché io non l'ho ancora utilizzata e non ce l'ho sul telefono, per cui non ti posso dire un'applicazione anche se me la consigliano di utilizzarla se non l'ho provata. Per cui te la faccio vedere perché appare qua tra le simili a Kayak e a Skyscanner, Hopper è da provare assolutamente, ma ci farò un video. Torniamo un attimo sul mio faccione, andiamo avanti con le app di prenotazioni e trasporti. Siamo ancora nell'ambito degli alloggi e Airbnb. Il mio amore folle, lo sapete, Airbnb, io lo adoro. Scusate. Scusate. Lo sconto fino a 40 euro che ti posso dare lo trovi qui sotto in descrizione, il link, se è la prima volta che viaggi con Airbnb.
Airbnb da poco si è quotato, la settimana scorsa, cioè a inizio dicembre, si è quotato in borsa con un exploit incredibile. Questo fa ben sperare anche per il futuro dei viaggi. Insomma, Airbnb è un'azienda veramente solida. Per chi è interessato a viaggiare alloggiando in appartamenti o prendendo stanze, spesso di qualità e non è proprio il sito low cost, ma secondo me è assolutamente valido. Io viaggio tantissimo con Airbnb e comunque è l'app che secondo me va montata, anzi montata, installata sul telefono o sul tablet. Bisogna averla, almeno per fare una ricerca. Come vedete, vi faccio vedere che mette come simili Booking e, quello che vi dicevo, Agoda. Agoda è di Booking, signori, però hanno tenuto i due marchi separati perché Agoda, o Agoda, in Asia va ancora meglio di Booking, però ripeto, è la stessa azienda, Booking se l'è mangiata, per cui se siete in Asia, secondo me è da avere, altrimenti in Europa potete utilizzare comunque Booking. Torniamo un attimo sul mio viso, così io intanto chiudo la maschera di Airbnb. Andiamo avanti, si comincia con i trasporti, ripassiamo sullo schermo, Flixbus per la prenotazione appunto di bus in giro per l'Europa, ormai copre tantissimi stati europei, puoi addirittura prendere un biglietto dall'Italia, cioè mettere proprio Italia dal tuo posto dove vivi, io banalmente posso mettere da Reggio Emilia per arrivare a, non lo so, Amburgo, e lui mi fa tutte le tratte dove dovrò cambiare una, due, tre volte, quattro volte, non lo so, dipende dalle tratte che ci sono, ma mi fa già tutto l'itinerario, posso poi comprare un unico biglietto. Insomma, Flixbus ha avuto qualche problema ultimamente proprio per il discorso Covid, ma questo l'hanno avuto tutti, per una questione di minori posti, cioè meno posti disponibili, e quindi sono anche cresciuti un pochino i prezzi, ma nel momento in cui usciremo da questo problema sicuramente è un'app da avere sul telefono, perché la mobilità su bus secondo me non si fermerà. Gli aerei avranno qualche problema, quindi qualche aereo avrà meno tratte, quindi là il trasporto su bus funzionerà molto 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 bene, quindi Flixbus è da avere assolutamente. Sempre trasporti, andiamo avanti, sempre trasporti, un'app di cui vi ho parlato in alcune dirette, Trainline, che ti permette di acquistare online biglietti del treno un po' per i maggiori stati europei, in realtà non per tutti, si può comprare treni in Italia, vende sia Italo che Trenitalia, in Spagna, in Francia, in Germania credo, comunque diciamo che puoi comprare nei maggiori paesi europei, dai un'occhiata. E puoi comprare anche bus, come vedi qua, biglietti del treno e del pullman. Perché? Perché all'interno ha fatto una collaborazione con Flixbus, visto prima, e quindi puoi comprare e integrare il tuo viaggio fra treno più bus all'interno di Trainline. Dipende da te se vuoi viaggiare, prendere prima i biglietti del treno qui, poi passare a Flixbus, o prendere tutto qua. Chiaro che a volte magari c'è un passaggio in più, non credo che costi di più perché immagino che Trainline sia affiliato, abbia fatto una collaborazione diretta con Flixbus e prenda una piccola percentuale senza ricarico, però non si sa mai, io ti dico di secondo me bisogna averle entrambe le applicazioni. Quindi chiudo Trainline e torniamo un attimo sul mio faccione. BlaBlaCar, c'è un video che ti passo qui sotto dove cito BlaBlaCar, perché c'è qui sotto tutti i capitoli e quindi andiamo a vedere minuto per minuto i vari capitoli, puoi passare da un'app all'altra e troverai il link al video molto esaustivo che avevo fatto di BlaBlaCar, in cui ti spiegavo come funzionava sia per offrire passaggi sia per avere passaggi. Anche questa è un'azienda che ha avuto qualche problema quest'anno, potete capire, i passaggi in auto con stranieri, diciamo persone che non conosci, non stranieri, in generale persone che non conosci, è un pochino stato bloccato da tutto il problema pandemia, però secondo me BlaBlaCar è molto molto utile e sarà uno di quei siti che riprenderà assolutamente a viaggiare e a viaggiare forte, diciamo, e quindi è un'app da avere se il tuo modo di viaggiare, soprattutto per raggiungere luoghi poco raggiungibili, BlaBlaCar serve e può servire sempre. Ok, torniamo sul mio viso, perché ho l'ultima app da farvi vedere per quanto riguarda i trasporti,
e ti faccio vedere una per tutte, ti faccio vedere Ryanair, ma non è che ti voglio dire installa Ryanair, perché dipende se voli spesso con Ryanair o meno. Io quello che voglio dire è installa, secondo me, le applicazioni delle compagnie aeree con cui voli più spesso. Non è detto che poi li devi tenere tutto l'anno installato, però se tu fai 5-6 voli all'anno con Ryanair, secondo me avere l'applicazione della compagnia aerea direttamente sullo smartphone, dove puoi visualizzare le carte d'imbarco, dove puoi fare delle modifiche, visualizzare le tue prenotazioni, eccetera eccetera, conviene averle. Come vedi qui a fianco, più o meno ogni compagnia aerea ha la sua app. Vedi l'app di Alitalia, vedi l'app di EasyJet, vedi l'app di Vueling, insomma vedi tante app di compagnie aeree. Per cui se tu ad esempio voli tanto con EasyJet, non installi Ryanair ma installi EasyJet. Se voli tanto con Lufthansa, installerai l'app di Lufthansa, KLM, insomma. Il consiglio è installa quando ti servono le app delle compagnie aeree, perché tornano veramente utili e ti permettono di avere il tuo documento di viaggio, tutte lo fanno, all'interno dell'app stessa, senza dover stampare, quindi vuol dire senza avere del cartaccio in giro e senza inquinare, che è una delle cose importanti da portare avanti in questo 2021, a mio avviso. A questo punto vado a preparare il capitolo numero 3. Vado a preparare il capitolo numero 3, devi avere un attimo di pazienza perché lo voglio preparare bene stavolta, non voglio che sia tutto storto, anzi lo sarà per forza, perché adesso aspetta, che facciamo Command S, così è salvato. Vediamo se riesco vediamo qua in modalità studio, vado a schermo, anzi filtro capitoli, questo me lo sposto qua, tu non dovresti vederlo, perfetto. Ora invece tolgo la modalità studio e ritorno in modalità viso normale, che tu hai sempre visto la modalità viso normale, e passo all'indice dei capitoli. Scusa, c'è il mio contorno. Consigli di viaggio, esperienza e cibo. In questo capitolo noi andremo a vedere le app con i consigli di viaggio, che secondo me sono da avere perché ti danno consigli di viaggio, oppure per fare esperienze e cibo. A questo punto andiamo a schermo e vediamo qual è la prima. Te l'ho citata in un audio di Telegram qualche mattina fa, parlo di Culture Trip, su cui farò assolutamente un video, perché credo che sia una delle app più belle per quanto riguarda le cose da vedere e fare in un luogo, proprio il Travel Inspiration and Booking. È completamente gratuita, tutti i contenuti all'interno sono gratuiti, perché poi puoi prenotarle attraverso Culture Trip se vuoi e loro guadagnano appunto delle commissioni, ma a te i prezzi comunque rimangono gli stessi che pagheresti se vai direttamente con i siti di Booking. Vai a vederlo perché, oltre, come dicevo nell'audio di Telegram, oltre a sembrare all'inizio le solite liste 10 cose da fare, vedere nel tal posto da non perdere, in realtà all'interno di queste liste loro mettono delle chicche. Chi scrive queste liste ha veramente una marcia in più, non sono le solite liste banali. Sì, ci sono 5-6 cose classiche da vedere, ma vanno anche inserite perché poi quelle devono essere viste nel posto dove vai, ma ci sono anche delle chicche. Io l'ho testato qui a Gran Canaria e mi ha fatto scoprire degli angoli di Las Palmas e dei paesini intorno a queste liste che in realtà nemmeno Lonely Planet le inseriva, nemmeno le guide cartacee le inserivano. Per cui Culture Trip, scarica l'app, provala perché è completamente gratuita, c'è veramente il mondo di destinazioni, sia città che regioni che stati, insomma c'è veramente tanta roba. E Culture Trip per me è assolutamente consigliata e farò un video dedicato tra qualche settimana, per cui aspettati comunque una bella recensione corposa su Culture Trip. TripAdvisor secondo me è un'app da avere, la odio, lo sapete, io non sono un fan di TripAdvisor, soprattutto per la ricerca di hotel non la usate perché è il danno assoluto, è aggirabile, ci sono recensioni false, tantissime cose che secondo me
non vanno bene su TripAdvisor, non c'è un controllo su chi lascia recensioni fondamentalmente, per cui chiunque può lasciare una recensione, anche il tuo competitor ti può lasciare una recensione negativa, per cui no. Però per quanto riguarda soprattutto la ricerca e valutazione di ristoranti, che sono forse la cosa un po' meno, diciamo, traviata del tutto, ve l'ho già detto varie volte, può essere utile, è un'app da avere secondo me, anche solo per aprire la TripAdvisor, vedere che cos'hai vicino di ristoranti o cose da vedere. Lo puoi fare anche con Maps, nel momento in cui Maps farà veramente il salto di qualità e ci sarà tutto, c'è già tantissime cose, lo vedremo nel video che farò, ma ora come ora io TripAdvisor ce l'ho ancora, non mi piace, non, la odio a morte, ma ce l'ho ancora e quindi ve lo dico per correttezza, perché secondo me è un'app che bisogna avere anche nel 2021, purtroppo, però spero veramente di cancellarla a breve. Altra app di cui abbiamo parlato in diverse dirette e che secondo me è un'app che ha avuto un'idea meravigliosa anni fa è Roam2Rio. Praticamente che cosa fa Roam2Rio? Tu vai a inserire un punto A e un punto B ovunque nel mondo e lui ti darà tutte le possibilità di trasporto dal punto A al punto B. Secondo me è una piccola genialata a cui nessuno aveva pensato allora, ma che invece si rivelava veramente utile, perché io se devo andare dalla città A alla città B, spesso e volentieri dovevo fare una ricerca su Google e poi trovavo tanta spazzatura eccetera eccetera. No, Roam2Rio ti dà una lista di tutti i possibili trasporti aerei, se ci sono, cioè va in ordine di velocità del viaggio e di costi, quindi aerei, treni, bus, taxi e così via, c'è veramente barche, c'è veramente di tutto. E poi chiaramente l'app è completamente gratuita, ma vai poi a, loro guadagnano se tu poi prenoti attraverso di loro, e loro hanno una convenzione con i vari siti di prenotazione dei vari servizi, dei vari trasporti, voi non li pagate di più, ci tengo sempre a dire, ma loro si prendono una piccola percentuale sul venduto. A noi non cambia niente, se ti torna utile, ti sembra che Roam2Rio ti aiuti tantissimo, come fa per tante persone, secondo me è un'app da avere sul telefono o sul tablet. Io ce l'ho perché la utilizzo non tantissimo, devo dire la verità, però quando sono in posti un po' strani, per avere un'idea veloce, da andare dal posto strano in cui sono, magari poco servito, al posto, a un altro posto, o grande o strano, e così mi dà tutte le possibilità. Vedo subito, con un unico colpo d'occhio, se l'unica soluzione per andare da quel posto a quel posto è un taxi, perché a quel punto capisco che non ci sono possibilità più strutturate. Un'app similare a Roam2Rio, la fa vedere qui, è Busradar. Ho utilizzato anche Busradar, mi piace di più Roam2Rio, non è detto che sia così anche per voi, provateli entrambi, secondo me sono equivalenti più o meno. Però quella che ti volevo consigliare è quella che ho io installato, che è Roam2Rio, e ne abbiamo anche parlato in qualche diretta. Torniamo un attimo sul mio viso, così vado a cambiare l'ultima app, diciamo, di questo capitolo, ed è per la prenotazione di ristoranti. Stiamo parlando di un'azienda, The Fork, di cui avevi visto anche tanta pubblicità in giro per la televisione normale, è stato sponsor di alcune delle trasmissioni più importanti degli ultimi tempi sulla TV normale, anche quella statale. The Fork ti permette appunto di prenotare ristoranti direttamente dall'app, è di TripAdvisor. L'ha comprata TripAdvisor qualche anno fa, quindi lo puoi utilizzare anche dall'interno di TripAdvisor, se il ristorante ti ha dato la possibilità, sei iscritto a The Fork, puoi prenotare anche direttamente a TripAdvisor, quindi se hai TripAdvisor forse The Fork serve a poco. Io ce l'ho comunque perché a volte, visto che io lo utilizzo solo per i ristoranti, spesso e volentieri non utilizzo TripAdvisor perché sono un po' per partito preso, diciamo, ma utilizzo direttamente The Fork per la prenotazione di ristoranti, ed è veramente comodo, soprattutto in questo periodo che è meglio sempre prenotare, perché spesso e volentieri poi non trovi posto. Ah, e una cosa fondamentale di The Fork è che trovi tutte le promozioni, come vedi, cioè grazie a The Fork puoi anche andare a prenotare un ristorante e avere il 50% alla cassa, sconti fino al 50%, 20, 30, 40 e così via. Si può tranquillamente fare una ricerca anche per scontistiche dei ristoranti dove vuoi andare a mangiare, quindi è un'ottima app anche per risparmiare.
più ha dei codici vari che ti permettono di risparmiare anche di più se vai a spingere The Fork. Io non lo spingo, non mi interessa, non metto il link qui sotto, non mi interessa, però di base ha tante belle funzionalità. Se sei una persona che va spesso fuori al ristorante, secondo me The Fork è da avere assolutamente. All'estero, quando sei in viaggio, secondo me è utile, utile, utile. Torniamo un attimo sul mio viso, chiudo la pagina di The Fork, diciamo in dietro le quinte, passo a preparare l'altro capitolo che non ti svelo finché non l'ho preparato. Andiamo a prepararlo. Command S, così lo salvo. Apriamo, così vado a fare il cambio e lo sposto in maniera che lo centro, perché voglio che sia una cosa carina, non voglio come prima farti vedere delle cose abbastanza dietro le quinte. Il capitolo è lingue in viaggio. Studiare e imparare qualche parola della lingua in viaggio, oppure studiare a casa prima di partire le lingue in viaggio, perché ormai ci sono delle app secondo me molto molto valide. Partiamo con la prima, che è quella che avete installato direttamente sul telefono, che è Google Translate. Ce l'avete installata sul telefono, potete ormai entrarci in Google Translate addirittura da Lens, come abbiamo visto. Ti ho scritto che ti ho passato il video qui sotto, vai a vedere, perché si integra molto bene con Google Translate. Però bisogna averla, perché se vai a vedere il video sui traduttori automatici che ho fatto e la loro per me inutilità, Google Translate li sostituisce quasi a piedi pari, ormai li sostituisce del tutto. Quindi secondo me è un'app da avere. Puoi anche addirittura proprio parlare come fai con i traduttori automatici con Google Translate. Sì, ci sono tanti se, ma, e l'ho spiegato nel video dedicato ai traduttori automatici, se ti interessa vallo a cercare e vedere, ma Google Translate è un'app da avere, anche perché chi ha Android ce l'ha già installato, ma veramente bisogna che tutti installino Google Translate, perché ti può veramente aiutare. Puoi leggere, puoi fare tante cose con Google Translate. Magari poi farò anche un video diretto su Google Translate, vedremo. Però intanto scaricatela, perché nel 2021 sarà super super utile. Un'altra applicazione di cui ho parlato in un'altra chiave, sempre in un audio su Telegram. Se non sei iscritto a Telegram, iscriviti a Telegram, @viaggiovero, perché tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, c'è un audio in cui ti racconto una news di viaggio o ti racconto di un'app, come in questo caso, che è l'app che ti andrò a citare, ti racconto di uno strumento, ti racconto di una curiosità di viaggio, ti racconto, a volte faccio anche un po' di polemica, mi tolgo qualche sassolino da una scarpa. È un canale dove mi confido molto e è un audio di dai 5 agli 8 minuti più o meno, lo pubblico tra le 7 e le 9 quando riesco, e ti sveglio praticamente tutte le mattine con un'idea di viaggio, di audio, eccetera. @viaggiovero, gruppo Telegram, mi raccomando. L'app di cui ho parlato e che ti voglio citare è Duolingo. Duolingo ha avuto un successo incredibile nel 2020. Duolingo è un'app per imparare le lingue, ci sono tantissime lingue che puoi imparare, ed è completamente gratuita. È completamente gratuita. Ha la versione a pagamento che cosa fa? Toglie tutti gli ads. Cioè, Duolingo guadagna milioni e milioni di dollari con le pubblicità che ci sono sopra. Alla fine di ogni lezione tu sei obbligato a vederti una pubblicità o a cancellarla dopo qualche secondo, ok? Loro guadagnano su questa cosa qua. Per cui, se vuoi tutto gratis, perché tutti i corsi sono gratis, non è come Babbel, eccetera, che ti dà una piccola parte gratis e poi dopo per andare avanti devi pagare. No, Duolingo è tutti i corsi di tutte le lingue che ci sono assolutamente gratis. Però se la vuoi mantenere gratis, ti devi sorbire alla fine di ogni lezione una pubblicità. Se vuoi togliere le pubblicità, devi pagare una piccola cifra annuale o mensile e prendi Duolingo Plus, che non ha altro se non le vite infinite sempre e l'assenza di pubblicità, perché un'altra cosa che ha è che se fai nella versione free 5 errori per quella giornata non puoi più utilizzare Duolingo. Insomma, è molto ludica come applicazione.
Però è chiaro che è veramente valida perché è completamente gratis su tutti i corsi. Sono corsi che, proprio perché loro guadagnano sulla pubblicità, sono lunghissimi. Quindi da un lato è positivo il fatto che il corso sia molto lungo, dall'altro diventano leggermente noiose le lezioni se tu sei già appena appena avanti. È vero che ti fanno fare una sorta di test iniziale per valutare, ma diventa un pochino ripetitiva la cosa. Però è tutto free, se non sbagli più di 5 volte in una giornata, se no devi aver guadagnato delle stelline, anche se sei nella versione gratuita, se hai tante stelline puoi comprare altre 5 vite per quel giorno. Insomma, è molto ludico, è molto giocoso, è molto divertente. Io Duolingo lo sto usando intensamente tutti i giorni per lo spagnolo, perché volevo perfezionare lo spagnolo, da diversi mesi, da 3-4 mesi, e piano piano subito avevo più diffidenza, la consideravo un pochino banale, ma man mano che sono andato avanti ho capito la potenzialità di Duolingo. Secondo me non ha molto senso pagare per avere un'app di lingua in questo momento, perché più o meno il metodo di lavoro, il metodo di insegnamento è lo stesso di queste app. Ha senso solo pagare se tu hai un insegnante che ti insegna in maniera diversa. Se hai delle app automatiche, secondo me Duolingo è top. Quindi veramente, non perché voglia darti e spingere Duolingo, perché non ci guadagno nulla, ti lascio il link qui sotto, ma assolutamente è completamente free l'app se tu accetti di avere la pubblicità. Loro guadagnano sulla pubblicità, per cui è assolutamente, secondo me, da avere Duolingo. Per quanto riguarda un'altra app di lingue da imparare, è Memrise, che io ho provato a utilizzare. Io non mi trovo molto bene con Memrise, l'ho provata, l'ho avuta e poi l'ho cancellata, non mi interessava. Fa delle piccole lezioni giornaliere molto visuali con i video eccetera. C'è chi si trova bene, è un'app che ha avuto un successo incredibile, quindi te la consiglio, perché secondo me è da avere, almeno dipende dai tuoi gusti. Io preferisco un corso più classico alla Duolingo, però Memrise ti dico subito che lavora molto sulla memoria, anche questa super super, diciamo, visuale, corsi completi, però lavora con i video, soprattutto con i video, con delle tecniche particolari. Prova Memrise, poi al massimo mi sai dire se ti trovi meglio con dei metodi innovativi alla Memrise o con un metodo più classico alla, ad esempio, Duolingo o Babbel o compagnia bella. Ora sono tornato sul mio viso, adesso andiamo a vedere l'altro capitolo, hai sempre un attimo di pazienza, ormai sono diventato una scheggia a farlo, non ti preoccupare. Andiamo a preparare l'altro capitolo, spostiamo, centriamo il titolo, benissimo, l'ho fatto, e ora andiamo sulle utility, un altro capitolo importante, perché abbiamo una serie di app che sono utilità che dobbiamo avere. Torniamo veramente in un campo di importanza bella intensa per le applicazioni da avere. La prima che ti condivido è Wi-Fi Map. Wi-Fi Map ti permette di un'app gratuita che ti permette, contiene annunci, chiaramente loro guadagnano con gli annunci pubblicitari, ti permette di vedere a livello con una mappa di Google Maps quali sono le reti free vicino a te, e se questa rete free, se è iscritta a Wi-Fi Map, soprattutto in paesi anglosassoni americani, funziona molto bene, perché tante realtà come biblioteche, comuni, app, wifi gratis dei vari centri storici eccetera eccetera, hanno inserito le loro app direttamente, le loro password direttamente, il loro metodo di iscrizione e le password direttamente all'interno di Wi-Fi Map. Quindi con un click direttamente installi questa app e vedi al volo se intorno a te hai delle wifi gratuite. Potrebbero essere quella del caffè, e lì non ci sarà difficilmente la password, dovrai andare al caffè e chiederla, magari consumare qualcosa, però potrebbe esserci anche quella della biblioteca se sei in un centro storico, o quelle gratuite del centro storico stesso. Per cui secondo me è un'app utile, molto utile. A me ha salvato in diversi casi, soprattutto è chiaro, è un'utilità molto valida
quando parliamo di grandi città, di città medio-grandi, dove c'è la possibilità di avere delle wifi, perché altrimenti nei piccoli centri diventa un pochino più difficoltoso, anche se secondo me può essere utile anche nei piccoli centri. Split è utile quando si è in viaggio con qualcuno. Anche qua ce ne sono di diversi tipi di queste app qua, tutte gratuite e hanno le pubblicità, oppure hanno dei plus se vuoi avere la versione a pagamento, ma Split è completamente gratuito. Anche nella versione free fa di tutto quello che devi fare: crei un gruppo, inserisci le varie persone, quando uno di queste persone paga qualcosa automaticamente viene divisa la spesa fra gli altri, cioè con un colpo d'occhio tu vedi a chi deve a chi, ecco. Cioè se io siamo in due e io pago 10 euro, l'altro verrà scritto meno 5 e io più 5, nel senso che a me verranno 5 euro dal secondo, se siamo in tre verrà diviso in 3, in 4, è tutto automatico, molto molto semplice, si sa al volo se c'è una persona che deve ricevere soldi e quanti ne deve ricevere dalle varie persone, perché tu vai a inserire quanto si è speso e chi ha pagato, e fa tutto automaticamente. Se evitiamo tutte le confusioni e i casini di quando si è in viaggio, quando soprattutto si fanno dei viaggi condivisi, secondo me è una figata. L'ho già utilizzato in più viaggi con persone ed è veramente una figata, te lo consiglio, come questo e tante altre, ma Split secondo me è una di quelle che funziona in assoluto meglio, quindi provala e poi mi sai dire. Altra app super consigliata, Utility, è NordVPN. Una VPN in generale, sapete che ne abbiamo già parlato in video, però ho fatto un video dedicato a NordVPN dove vi davo anche uno sconto che è ancora assolutamente valido, uno sconto intorno al 60% se non ricordo male, vi lascio il link al video qui sotto. VPN che cos'è? Se non lo sapete al volo ve lo spiego, ma ve lo spiego meglio in quel video. Se dovete far finta di essere in un altro paese mentre siete in viaggio, ovvero se siete in un posto e non volete volete navigare come se, cioè se sono in Spagna io adesso, sono alle Canarie, però voglio far vedere che a internet in generale che io navigo dall'Italia, scelgo, mi nascondo tra virgolette dietro una VPN e lì sembra che io viaggi dall'Italia. Può servire anche per proteggersi. Tutte le wifi pubbliche, io non navigherei mai ad esempio con le wifi pubbliche che abbiamo trovato, ad esempio con wifi map, senza una VPN, perché la VPN ti protegge da eventuali buchi nella wifi che ti possono prendere dati, eccetera eccetera. Le wifi pubbliche secondo me vanno utilizzate sempre con la protezione di una VPN, le wifi di un caffè, le wifi di una biblioteca, eccetera eccetera. Diventa veramente fondamentale sia per la sicurezza che per magari bypassare alcuni problemi, cioè se sei in viaggio in Cina Google non lo puoi vedere, ma se navighi con una VPN, fai finta di essere in Germania, in Francia, in Italia, puoi vedere Google e la tua posta elettronica, è un servizio che hai, quindi lo devi vedere, e anche se sei in Cina. Per cui secondo me la VPN è fondamentale. Ha dei costi ridicoli ormai la VPN, con degli sconti importanti come quello che ti facevo nel video di NordVPN che trovi qui sotto, andrai a pagare 4-5 euro al mese, in un anno, cioè paghi annuale con 40 euro sei a posto tutto l'anno praticamente, anche meno. Per cui secondo me pensate a una VPN perché è fondamentale anche per la sicurezza e lo sarà sempre di più. Altra utility da avere sul telefono, app famosissima, ce l'avrete tutti, Spotify, ma te lo dico perché. Perché Spotify ormai è un'app super completa, non è che ascolti solo musica, sì funziona assolutamente con la musica, per l'amor di Dio è una delle app migliori, poi c'è chi ha anche, la divide con amici, la spesa e quindi ha anche tutto Spotify Premium, che ti permette di non avere le pubblicità, di mandare, di skippare tutte le musiche, le canzoni che vuoi quando non ti vanno bene e così via. Però ormai Spotify è completa anche a livello di podcast, ormai tutti pubblicano podcast anche su Spotify. Ad esempio il mio podcast Crescita Personale on the Road è pubblicato su tutte le maggiori piattaforme per ascoltare podcast, anche su Spotify la puoi ascoltare il mio podcast. Per cui ti evita, avere un'applicazione come Spotify, oltre che ascoltare musica, ti evita anche a questo punto di installare altre applicazioni per ascoltare podcast. È veramente comodo,
Cioè non devi installare Spreaker, non devi installare Podcast Addict, non devi installare tutte le varie applicazioni podcast per ascoltare appunto questi contenuti. No, ti basta Spotify e oggi come oggi hai tutto, perché io credo che il 98% dei podcast pubblicati in Italia o all'estero ora vengono anche caricati su Spotify, perché vengono caricati in maniera gratuita, quindi non è assolutamente un problema e all'utente finale, al creatore diciamo di podcast, conviene. Quindi musica, dicevo quindi musica e podcast tutti in un'applicazione Spotify, assolutamente da avere, puoi averla anche nella versione free, ti becchi un po' di pubblicità, ma sicuramente è un'applicazione da avere. Nelle utility metto anche Audible, è free per 30 giorni, se non l'hai mai utilizzato puoi avere l'account free per 30 giorni, lo provi, ascolti audiobook, anche qua podcast, ma qua ti parlo più che altro di libri. Ormai ci sono Audible è di Amazon, è del marchio Amazon, c'è veramente tanto, escono anche dei best seller che escono nuovi in libreria e c'è già l'audiobook, l'audiolibro su Audible, sono anche letti da attori famosi, da doppiatori famosi, quindi anche la qualità della lettura è cresciuta tantissimo nell'ultimo anno, due anni diciamo. Non è proprio economicissimo, funziona l'abbonamento come Netflix, 9,99 al mese, però puoi avere tutto, hai un'enorme migliaia e migliaia e migliaia di audiolibri da ascoltare. Quindi quello che ti dico io è prova la versione gratuita con un account nuovo per 30 giorni se non l'hai mai provato, se ti trovi bene comincerai a pagarlo, però per almeno 30 giorni quest'app l'hai utilizzata gratuitamente. Simile, più o meno uguale a Audible, lo vedi qui sotto, non te la metto, può andare bene anche questo. Io utilizzo Audible ormai da 7-8 anni, da quando è nata praticamente. Però c'è anche Storytel, che è la stessa cosa, ha anche Storytel un grande database di audiolibri, più o meno uguale a quello di Audible, non è di Amazon, Storytel chiaramente. Però anche questa, il costo è identico, la prova per loro è di 14 giorni, prova magari entrambe, o prova uno 30 giorni, poi magari provi l'altro per 14 giorni, in maniera che hai più o meno un mese e mezzo free per fare un po' di test. Poi se ti innamori, come ho fatto io, continuerai a pagare perché è un servizio pazzesco. Se non ti innamori, stacchi tutto e stop. E non ti interessa più ascoltare libri. Però secondo me sarà un'altra delle altre cose in futuro, anche in viaggio. Io le metto come app di viaggio utilità perché negli spostamenti sono una figata, io ho ascoltato tantissimi libri, tantissimi podcast, tantissimi di tutto anche su Audible, mi formo spesso e volentieri su Audible, faccio formazione, insomma è veramente per me indispensabile. Quindi Audible purtroppo è l'unica non del tutto free, ma l'ho messa perché c'è comunque un periodo free che puoi sfruttare per capire. Questa è la penultima utilità che faccio vedere, è Flight Radar 24, è un flight tracker, permette di vedere i voli che ci sono in questo momento in volo, appunto, che devono partire eccetera, ti dà tutte le informazioni da dove partono, dove arrivano, tu basta che clicchi sull'aeretto che vola, oppure quando l'aereo è a terra nel vario aeroporto ci clicchi sopra, ti dà tutte le informazioni, la tipologia di volo, quando deve partire, a che ora arriva, che compagnia è, c'è una foto dell'aereo, insomma per i malati di viaggi, voli, è un'applicazione chiaramente ludica, ti dà informazioni magari anche all'ultimo momento in tempo reale sui voli in Italia e nel mondo, ti dà un'idea di quanti aerei sono in volo in questo momento, e durante questa pandemia si è visto come sono calati drasticamente, era veramente uno spettacolo brutto da vedere, però per l'ambiente bello, perché l'inquinamento è veramente calato tanto. Non è obbligatorio averla, però è una utility che a me piace un sacco, io ce l'ho e mi diverte un sacco, soprattutto quando devo partire a vedere il mio volo,
poco prima di salirci o quando sta arrivando, cioè non so, Ryanair che arriva, scarica la gente e riparte, tu vedi quanto manca ad arrivare, eccetera eccetera. Insomma, è un'app secondo me carina, non indispensabile, infatti non l'ho inserita negli indispensabili, però è assolutamente una utility, quindi è consigliata come, e l'ho messa appunto tra le utility. L'ultima app che ti ho inserito tra le utility è quella di Kindle, che io ho inserito Kindle, però può essere Kobo, in qualsiasi, cioè, non tutti abbiamo un ebook reader, magari abbiamo un telefono, uno smartphone, magari abbiamo un tablet e non vogliamo pagare per acquistare un ebook reader. Lo so, sarebbe meglio avere un ebook reader perché l'inchiostro elettronico, le ink eccetera eccetera non affatica la vista e così via, sicuramente siamo d'accordo, ma se non vogliamo fare questa spesa e vogliamo leggere i libri che compriamo, gli ebook che compriamo attraverso un'app, quello che ti consiglio genericamente è di avere un'app di lettura ebook. Può essere Kobo, può essere Kindle, può essere quello che ti pare. Io qui ho messo Kindle perché è quella che ho io, semplicemente. Io non ho altre app di lettura ebook su smartphone e tablet, soprattutto tablet, perché leggo su tablet, anche, ti ripeto, se non si dovrebbe fare bisognerebbe avere un ebook reader, ma Kindle io ce l'ho e quindi per me è un utility anche questa in viaggio pazzesca, perché se sei in trasporto, in volo eccetera, ti permette di leggere anche senza avere la connessione, chiaramente, perché il libro te lo sei scaricato e quindi lo apri eccetera eccetera, un po' come funziona Audible, come funziona Storytel eccetera eccetera. A questo punto abbiamo finito le utility, quindi vado a... no, non avevamo finito le utility, secondo me non avevamo finito le utility, ti chiedo scusa, ce n'era un'altra di utility e poi dopo andremo a vedere l'ultimo capitolo, che sono le app locali. Anche qua un'app di messaggistica, io qui ho messo WhatsApp. La realtà è che dipende dal luogo dove sei, dal viaggio che farai. WhatsApp in Europa funziona molto bene, in America ad esempio va Messenger di Facebook, in Asia Line in tantissimi posti, scritto Line, per cui dipende da dove sei e dove andrai. Secondo me è fondamentale capire l'app di messaggistica nel quella che funziona di più nel paese dove andrai. Questo cosa ti serve un'app di messaggistica? Perché spesso e volentieri sei affittato un appartamento, magari parli con il proprietario o la proprietaria proprio attraverso l'app di messaggistica, magari conosci qualcuno o qualcuna e ti metti d'accordo su dove trovarvi per la cena, aperitivo, escursione che farete insieme attraverso l'app di messaggistica. Quindi va capito e va studiato, bisogna informarsi qual è l'app che funziona meglio nel paese in cui si va, ma una volta trovata l'app, la si scarica, si crea un'applicazione, si crea un account utente e si può utilizzare. Chiaro, WhatsApp ormai è diffuso tantissimo, in Europa va per la maggiore, però è anche vero che, ripeto, Viber funziona in alcuni paesi, poco ormai dovunque, però sicuramente Line per tutta l'Asia. In America WhatsApp ce l'hanno in pochi, tutti utilizzano Messenger di Facebook e fa schifo, non so perché lo utilizzano, ma utilizzano quello. Insomma, informatevi prima e dopo, così avete l'app di messaggistica, che è un'utilità assurda, quindi va messa nella lista delle applicazioni da avere. Magari WhatsApp ce l'abbiamo tutti, ma installiamo Line perché stiamo andando in Asia e quindi dopo sicuramente possiamo utilizzare Line per parlare con persone che abbiamo intorno. Ora, ultimo capitolo che andiamo ad affrontare, lo preparo e sono un secondo, datemi un secondo che preparo il tutto, datemi un secondo, ok, questo è il capitolo, salviamolo, ci siamo, così dopo c'entro un attimo e voilà, e eccoci qua. App locali, perché è importante avere le app locali, perché alcune app sono fondamentali, senza quelle veramente abbiamo
non riusciamo a utilizzare diverse tipologie di servizi. A questo punto ti condivido lo schermo con la prima app locale, l'ho inserita locale, ma tu dirai: ma questa è un'utilità che dobbiamo avere ovunque, Uber. No, in realtà no, perché in tanti posti Uber non c'è più, per cui è un'app locale, validiamo e valutiamo il fatto che in quel luogo ci sia Uber ed eventualmente installiamolo. Ad esempio in Italia Uber secondo me fuori dalle grandi città non ha senso averlo, e comunque ha poco senso averlo perché costa veramente tanto il viaggio con Uber. Una volta c'era un Uber più economico. In America Uber è ancora comunque strautilizzato, come in alcuni paesi del nord Europa, per cui l'ho considerata app locale. Alla stessa stregua di Uber, scusa, ho fatto un po' un casino e torno sul mio viso perché sennò continuo a vedere delle finestre che si stringono e si aprono, c'è questa app carinissima, utilissima se vai in viaggio in Asia, che è Grab. Grab in Asia puoi proprio cancellare Uber, non prendere Uber ma avere Grab, perché con Grab fai tutto. Con Grab fai veramente tutto, e che cosa puoi fare? Puoi prenotare i trasporti economicissimi, ad esempio in Thailandia, ad esempio in Indonesia. Puoi ordinare cibo, quindi con tutte le app per ordinare cibo possibili e immaginabili. Puoi fare pagamenti, magari per chi viaggia un po' meno, ma trasporti di vario tipo, sia in motorino che in auto, cioè taxi privati, cioè tanti taxi normali funzionano con Grab, per cui assolutamente valida, da avere per un viaggio in Asia, assolutamente, in tanti stati asiatici fate una valutazione, ma è da avere. E chiudo dicendo, per quanto riguarda i trasporti locali, le app locali, di vedere se ci sono delle app di taxi, ad esempio, del posto. Ti faccio esempio, a Milano MyTaxi secondo me funziona molto bene. È un'app italiana, credo, non sono sicuro, però è un'app, io Uber non la utilizzo MyTaxi, perché ti permette di prenotare il taxi ed essere sicuro che puoi pagare con carta di credito e così via, perché sennò diventa un delirio prendere un taxi in Italia. Per cui queste app, diciamo, le ho inserite, Uber, Grab, e eventualmente andare a cercare l'app di taxi che funziona nel posto, basta fare una ricerca in rete sul luogo dove siete e la trovate, e installarle, e sono app locali che non avrete tutto l'anno magari installate, ma che in quel viaggio vi serviranno, e vi serviranno parecchio. Un'altra app secondo me molto molto valida, ma qui ti faccio vedere un esempio, ma adesso vado a spiegarti cosa intendo. Qui ti faccio vedere l'esempio di Lime, che è spostarti attraverso noleggio bike sharing o monopattini elettrici. Sta cannibalizzando un po' tutte le altre, Lime, ed è presente in tantissime città europee. In pratica con quest'app ci metti un credito, metti ricarichi di tot euro e quindi hai un credito all'interno, e poi vai alle varie stazioni dove puoi prendere questi mezzi di trasporto come monopattini elettrici oppure biciclette, e poi lo prendi e dopo lasci la bicicletta in giro dove sei arrivato, oppure la devi portare nelle varie rastrellerie. Io ti ho fatto vedere Lime perché è presente in tante città, ma ce ne sono tante altre. Io ad esempio qui a Las Palmas non c'è Lime, ho fatto l'abbonamento con Citicleta, che è legata al comune di Las Palmas e mi permetteva di prendere le biciclette a noleggio, 20 euro al mese, e avevo la bicicletta a noleggio a botte di mezz'ora l'una dall'altra senza spendere ulteriori soldi. Tante città medio-grandi si affidano a diversi servizi. Anche qui io ho messo, ripeto, Lime perché è uno dei più famosi, ma fai un attimo di ricerca e studio di quali possono essere servizi di questo tipo all'interno della città o dei luoghi dove vai a visitare, perché diventano veramente interessanti come servizio, come app, come struttura. Io direi che è stata una carrellata ormai infinita, ne ho dette veramente tante, sono state 30 o più sicuramente, perché avevo segnato, e secondo me sono state 30 o più. Io credo di aver fatto un excursus generale molto importante. Ti dico che se ne hai altre che tu utilizzi, che secondo te sono
assolutamente indispensabili da avere su smartphone o tablet, me le segnali qui sotto nei commenti e io assolutamente le darò visibilità e darò visibilità. Ti ricordo l'indice di cosa abbiamo trattato in questo video. Abbiamo trattato indispensabili, prenotazione trasporti, consigli di viaggio, esperienze cibo, lingue in viaggio, utility e app locali. Vai a rivederlo attraverso i capitoli che ho inserito qui sotto, che ho tribolato a inserire perché erano tantissimi, ma li ho inseriti perché secondo me erano validi e così ti possono aiutare a saltare da un'app all'altra. Mi raccomando, se ne vuoi aggiungere altre, non c'è un problema, tu aggiungili, mettimeli qui sotto in descrizione, nei commenti e gli darò visibilità assolutamente. Ti ringrazio. Non mettere link però, perché dopo possono essere link spam eccetera eccetera, segnalami solo l'app e poi farò una valutazione, ti ringrazio. Ti ricordo il mondo viaggio vero, iscriviti, completamente gratuito, trovi il link qui sotto in descrizione, ricevi un paio di volte, 2 o 3 volte al mese una newsletter con i migliori video usciti nel periodo e anche degli altri consigli di viaggio, degli scontisti, che insomma ricevi tante cose utili ed è completamente gratuito. Ti ricordo, chiudendo questo video, le altre mie risorse, i miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, il gruppo chiuso, ancora di più della pagina Facebook, il gruppo chiuso su Facebook, una bella bella community dove si fanno delle belle belle discussioni, un gruppo chiuso, chiedi di entrare, trovi il link qui sotto in descrizione, tutti i link alle risorse che ti dico li trovi qui sotto in descrizione. Su Instagram @viaggiovero ci sono anche le storie giornaliere, ti faccio vedere dove sono e cosa faccio. Ti ho detto dell'audio di Telegram, non sto a ridirtelo, mi trovi @viaggiovero con l'audio mattutino. E ora sì, faccione sorridente, se questo video ti è piaciuto e non sei ancora iscritta, prima pollicione verso l'alto, poi faccione sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella che appare subito dopo aver cliccato sul faccione sorridente ed esserti iscritto, perché così riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Io ti ringrazio di questa cavalcata, spero sia stata utile, ti ho fatto vedere veramente tantissime applicazioni da avere sul telefono o da avere nel momento in cui fai un determinato viaggio, perché non tutte le dovremo avere sul telefono in quel momento. Io ti ringrazio per essere arrivato fino qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.